Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Mara Venier si gode il suo periodo di meritato riposo dopo una splendida stagione televisiva. In un'intervista ha raccontato questo suo ultimo, ma non l'ultimo, bellissimo anno. E confessa che, l'abbiamo vista soltanto qualche giorno fa, affascinante nel suo elegantissimo vestito nero, colore insolito per lei, nello splendido scenario di Piazza di Spagna, a Roma, in occasione della presentazione della collezione autunno-inverno della Maison Valentino. E, stata accolta come una diva perché ormai è diventata un personaggio di cui quasi non si riesce a fare a meno. Quella sua straripante vitalità ed i suoi contagiosi sorrisi rappresentano la medicina migliore per combattere il buio che contraddistingue questo momento storico. In un'intervista Mara Venier ha parlato di questo suo anno professionalmente straordinario. Cosa ha detto la conduttrice veneziana? Mara Venier, un altro anno da incorniciare. E, stata una grande stagione, nonostante tutto. Negli ultimi anni il lavoro di Mara Venier è stato maledettamente complicato dalla pandemia di Covid-19 prima e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia poi. Temi importanti ed inquietanti, che hanno tolto quella naturale aura di spensieratezza a domenica in, la trasmissione storica della domenica pomeriggio della RAI. Eppure lei ce l'ha fatta. Ha scollinato alla sua maniera queste difficoltà ed è riuscita, comunque, a regalare sorrisi e speranze al suo pubblico. Gli ascolti sono aumentati in misura considerevole mentre la concorrenza, a poco, si dissolveva. L'esperimento, perfettamente riuscito, di portare domenica indirettamente in prima serata, i grandi ospiti che hanno caratterizzato l'ultima stagione, sono il suo grande vanto ed orgoglio. Di questo ed altro Mara Venier ha parlato in un'intervista rilasciata al noto settimanale TV Sorrisi Canzoni. Cosa ha raccontato la bravissima conduttrice veneziana, a cuore aperto? Si è aperta Mara Venier. Ha parlato a cuore aperto. L'assoluta serenità derivata da una stagione straordinaria. E, stato tutto, troppo. Troppo bello. Ma devo dire che mai come quest'anno è andata bene, così ha esordito Mara Venier, come riportato da Coming Soon. I, momenti di pura gioia e divertimento quando ha ospitato in studio Jovanotti e Renato Zero. Ma probabilmente c'è stata un'occasione che le ha fatto provare un'emozione pura. L'occasione è stata quando Renzo Arbore è stato ospite nell'edizione serale di Domenica In. Il grande artista pugliese per 2 anni non aveva partecipato ad alcuna trasmissione per il timore della pandemia. Per lei ha fatto un'eccezione. Queste le parole della conduttrice dedicate al grande conduttore di Foggia, per me ha superato questo scoglio, è stato un atto d'amore. Io voglio molto bene a Renzo, e sì, è amore. Ma ci sono tanti tipi d'amore. Una dichiarazione fatta con il cuore e con la sincerità che contraddistingue da sempre Mara Venier. Esistono tanti tipi d'amore, per questo Renzo Arbore resterà sempre una persona, speciale, per la conduttrice veneziana. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.